Ci troviamo a Milano, al centro di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele e Piazza Scala, nelle Sale del Re. Qui c'è il mondo di Leonardo, nel senso che c'è un nuovo Leonardo da Vinci da vedere, da imparare soprattutto. Abbiamo praticamente scoperto che quello che si dice di Leonardo non risulta poi tanto vero, nel senso che le sue più famose macchine che tutti conoscono, la bombarda, la mitragliatrice, in realtà è un patrimonio storico che Leonardo copiava per imparare a essere un ingegnere militare. Qui scoprirete delle nuove macchine, cose mai viste prima, perché sono frutto di studio sui suoi 6.000 manoscritti, quelli un po' più nascosti, ma forse quelli più affascinanti, perché lì nei veri codici da Vinci si nascondono le vere macchine Leonardo, che non sono facilmente comprensibili se si guardano i suoi manoscritti. Qui abbiamo studiato chi prima di Leonardo aveva realizzato le stesse macchine o ha tentato di realizzare, per capire quale invenzione è di Leonardo, quale innovazione e quale magari alcune cose sono state copiate da altri autori. Per diventare un Leonardo da Vinci, infatti, scoprirete qui in mostra che bisogna studiare molto, bisogna copiare molto e alla fine inventare vuol dire mettere insieme due idee completamente diverse. Scoprirete tantissime macchine, dalla macchina del tempo, le macchine volanti, non c'è una sola macchina volante, i robot di Leonardo. Addirittura scoprirete che all'interno dei suoi dipinti c'è ancora tanto da scoprire, proprio perché oggi alcuni suoi dipinti ci sono arrivati un po' distrutti, tipo l'Ultima Cena, e noi abbiamo anche digitalmente restaurato l'Ultima Cena per mostrarvela così come doveva essere nel 1500, ai tempi di Leonardo. Voi siate un bambino di 3 anni o un adulto di 80 anni e quindi un bambino che ha voglia di imparare come lo era Leonardo da Vinci, qui troverete pane per i vostri denti, nel senso che a parte una classica impostazione museologica che presenta i facsimili e i pannelli da poter leggere, abbiamo la possibilità di vedere le macchine di Leonardo da Vinci ricostruite con la tecnologia vinciana, ovvero senza utilizzo di colle o viti moderne. Abbiamo cercato di ricostruire le sue macchine, quelle che lui aveva in testa, cercando di capire come lui le avrebbe realizzate veramente. Sappiamo che non tutte le sue macchine sono state realizzate, anzi pochissime sono state realizzate da Leonardo da Vinci. Quindi noi abbiamo portato in vita quello che Leonardo avrebbe voluto, ovvero prendere le sue idee e trasformarle in qualcosa di reale. La cosa più importante della mostra sono i software multimediali. Chiunque può studiare una macchina, anche per quanto complicata sia come la macchina del tempo, può capirla, smontarla, ricostruirla come se fosse Leonardo da Vinci, perché con i computer multimediali si ha la possibilità di giocare attraverso queste spostazioni multimediali, dove ci sono dei software che permettono di sia analizzare il foglio in alta definizione, sia di sfogliare i manoscritti di Leonardo da Vinci, di capire se uno vuole e di poter leggere il suo linguaggio, che non è poi così complicato o misterioso come si vuole far passare. In realtà, se si scompongono le macchine, si scoprono che tutte le macchine di Leonardo da Vinci sono composte da macchine semplici. Scoprirete qui anche dei videogiochi che fanno capire quali sono le 7 macchine semplici. E con questi concetti base, come fosse l'ABC, si possono costruire macchine più complicate. Il segreto sta nel renderle multimediali, controllabili dalle persone, che possono così sfogliare centinaia di migliaia di pagine di Leonardo da Vinci e vederle per la prima volta, così come erano nel 1500, perché sono anche state restaurate digitalmente, sia tutte le macchine, una per una potete smontarle e capirle per la prima volta, così come le voleva Leonardo da Vinci. Studiando, leggendo, guardando e analizzando i manoscritti di Leonardo, dopo tanti anni, e questa mostra a Milano è frutto di più di 10 anni di lavoro, viene da domandarsi chi era Leonardo, cosa faceva Leonardo veramente, come impiegava il suo tempo. E io credo che personalmente ognuno si costruisca la propria immagine del grande genio italiano. Le giornate di Leonardo era sicuramente soprattutto nel periodo milanese che va nell'ultimo ventennio del 1400, a Milano erano molto occupate. Leonardo doveva occuparsi di progettazione di macchine civili, militari, di spettacoli teatrali e di quant'altro.
Leonardo era una persona che osservava il mondo intorno a sé, la sua maniera di fissare i propri sguardi, le proprie annotazioni era il disegno. Il disegno è il testo che riempiono queste migliaia e migliaia di pagine di manoscritti che ci sono rimasti. Ma tra tutte queste attività che Leonardo svolgeva nel corso degli anni, della giornata, dei mesi trascorsi a Milano e Firenze, ce n'era una in particolare che per lui era preziosa, era lo studio del volo. Leonardo e le stesse sue parole tratte da un foglio del Codice Atlantico ce ne lo raccontano nella narrazione di un sogno, si ritiene quasi investito di questa missione, far volare l'uomo nel cielo. E qual è la differenza tra questo tipo di lavoro di Leonardo e il lavoro pubblico, cioè quello delle commissioni, dei ritratti, delle macchine? È che il volo era una disciplina, una tra virgolette scienza che lui aveva fondato, che Leonardo si è autoimposto di studiare. A nessuno Leonardo aveva commissionato di studiare le scienze del volo. Per lui era una missione personale. E in questa mostra possiamo trovare un'ampia sezione dedicata al volo e possiamo trovare macchine come quella alle mie spalle, la Libellula Meccaniche, presentate per la prima volta al grande pubblico. Di che macchina si tratta? Voi pensate a Leonardo, desideroso di capire come funzionava la natura e cercare di copiare la natura e gli animali che facevano parte di questa natura. E gli animali volanti erano oggetto quindi del suo studio più accanito. Noi lo possiamo immaginare sotto un cespuglio in una collina, un rivo affosso, come stesso lui ci descrive, a osservare le pannicole, cioè le libellule. Lui le osservava, cercava di capirle e traduceva questi progetti naturali in macchine meccaniche, come la libellula alle mie spalle. Superata la stanza dei ponti troverete una sorpresa, la stanza dell'arte. In questa stanza abbiamo cercato di inserire alcune delle famose pitture di Leonardo da Vinci, ma anche il suo famoso autoritratto. E qui scoprirete come mai forse l'autoritratto di Leonardo da Vinci forse non è l'autoritratto di Vinci, è qualcos'altro. Ma vedrete anche la Gioconda con i suoi veri colori. La cosa più impressionante è che riuscirete a capire forse per la prima volta tutti i veri segreti che si celano all'interno dell'Ultima Cena, ovvero il dipinto forse più famoso di Leonardo da Vinci, che qui vedrete in versione restaurata digitalmente, così come doveva apparire agli occhi delle persone appena Leonardo l'aveva finita. Scoprirete forse i veri colori, o cerchiamo di raggiungere i veri colori, non ci riusciremo mai, ma questo è uno strumento importantissimo per poter capire come poteva essere una pittura così maestosa all'epoca. Scoprirete poi tutte le cose che oggi completamente sono distrutte, perché sono state rovinate sia dal tempo che dall'uomo, che ci ha ridipinto numerose volte. Qui abbiamo ricostruito tutte le parti che mancano dal dipinto originale, cioè il sale che cade, gli arazzi, si scoprirà addirittura dietro Gesù un intero paesaggio, e forse scoprirete qual è il vero segreto ultimo che c'è nell'Ultima Cena, che è qualcosa che manca e non qualcosa che c'è. Comunque tutto questo viene sì presentato da una stampa in scala ridotta, 1:2, perché così si capisce anche meglio la profondità della stanza, ma lo scoprirete qui nella stanza virtuale di Leonardo da Vinci, ma scoprirete anche tutti i motivi per cui Leonardo ha dipinto le persone in quel modo. Si scoprirà per esempio qual è la vera ragione dietro al film famoso del Codice da Vinci, scoprirete da soli che non c'è logica dietro a quel film, ma c'è una cosa storica da imparare. Addirittura Leonardo doveva copiare alcuni suoi predecessori per poter essere riconoscibile alle persone che guardavano l'Ultima Cena. Ci sono delle cose anche particolari del fatto che si noteranno dei colori che mancano e sono stati ricostruiti. Cosa c'è nei piatti? E dov'è il Santo Graal? Ve lo siete mai chiesti? Qui lo vedrete veramente dove sta. Ma soprattutto avrete la possibilità di, tra virgolette, di giocare, nel senso che dovrete voi dipingere l'Ultima Cena con una postazione multimediale, per cui passo passo dovrete fare le stesse cose che Leonardo ha fatto in quei 4 anni, un po' più semplicemente e soltanto toccando i touchscreen, ma qui sarete in grado di dipingere voi stessi l'Ultima Cena, scoprire tutti i trucchi tecnici, che non erano trucchi, erano proprio delle tecniche di pittura rinascimentale con il quale forse verrà voglia anche voi di fare un'Ultima Cena nella vostra stanza. E vedete, scoprirete poi che non è così difficile, basta sapere le cose come Leonardo ci insegna, basta studiare molto per poter imparare e diventare come Leonardo da Vinci. Thank you.
Siamo nella stanza della pittura, ci troviamo di fronte a forse uno dei più importanti e conosciuti capolavori di Leonardo. Purtroppo oggi è completamente distrutto dal tempo, ma anche dalle stesse sperimentazioni di Leonardo da Vinci. Abbiamo scoperto, studiando molto, che Leonardo ha studiato molto per realizzare questo dipinto. Si scoprirà nelle postazioni multimediali tutti i suoi studi fatti nei dipinti precedenti e quelli che trovava a Firenze per capire come realizzare qualcosa di eccezionale. Addirittura si scoprirà nelle postazioni multimediali, dove c'è la ricostruzione tridimensionale della stanza virtuale di Leonardo da Vinci, su quali tecniche lui si è basato, addirittura tecniche che lui stesso ha teorizzato ma poi anche distrutto per realizzare qualcosa di più bello. In questa riproduzione si può immaginare soltanto quello che doveva essere l'ultima cena restaurata, si vedono i colori così come dovevano essere, si scopre che, per esempio, che i piatti sono colorati di verde, di blu, di rosso, perché erano di peltro, riflettevano la luce delle vesti. Addirittura si scopre che c'era il sale che cadeva, oggi è completamente invisibile e distrutto. Noi l'abbiamo ricostruito, questo come altre cose, utilizzando le prime copie che i copisti già facevano dell'ultima cena appena Leonardo aveva finito, perché già si stava deteriorando. Quindi, in base allo studio delle prime 5-6, non di più, copie coeve all'opera di Leonardo, siamo riusciti a ricostruire le parti mancanti, ma siamo riusciti anche a ricostruire i colori e i dettagli, addirittura come gli arazzi, le tre finestre, il paesaggio, le vesti, quello che c'era veramente sulla tavola. Il famoso coltello dell'assassino, che in realtà non esiste, appartiene a Pietro, deve essere di Pietro, perché così è riconoscibile come Pietro. Da qui si scopriranno alcune cose incredibili, per cui tutto quello che ci è stato raccontato, tipo le fantasie di Dan Brown, decadono. Per esempio, è vero che Giovanni assomiglia a una donna, ma perché così doveva essere, perché così la tradizione voleva e così Leonardo doveva dipingerla, in modo tale che fosse riconoscibile da chiunque entrasse nella sala del refettorio come Giovanni. E quindi a Leonardo non interessava neanche dipingere in un modo o nell'altro. Qui si vede addirittura Gesù che ha un qualcosa che manca, e scoprirete qui in mostra cosa manca, ma soprattutto si vedono tutte le cose che ci sono sul tavolo e si vedono alcuni dettagli, per esempio i piedi di Gesù, che sono stati completamente distrutti da un intervento per realizzare addirittura una porta dentro l'ultima nel cenacolo. E in questo caso noi l'abbiamo ridotta in scala 1 a 2, perché così doveva essere se doveva rispettare le dimensioni reali, perché il tavolo e i personaggi sono stati addirittura disegnati in maniera due volte più grande rispetto alla sala scala 1 a 1 con il reale. Questo sì è un errore da parte di Leonardo, che ha teorizzato la prospettiva calcolando tutto al minimo dettaglio, ma lo stesso Leonardo si è reso conto che se avesse rispettato le sue stesse regole avrebbe fatto un dipinto un po' brutto come quelli che gli precedevano. Qui ha scardinato le regole, diciamo così, di rappresentazione prospettica per realizzare qualcosa di più bello. Si scopre dove ha puntato un chiodo, perché ha puntato molti chiodi in questo dipinto. Si scoprirà addirittura una specie di serpentello nascosto, una specie di trompe-l'oeil che Leonardo realizzava da qualche parte, scoprirete poi dov'è, per prendersi forse beffa dei committenti. Ricordatevi che Leonardo ha realizzato quest'opera in molti anni, ma non perché fosse molto difficile realizzarla. Addirittura lui utilizzava dei trucchi come quello della candela. Lo stesso Leonardo racconta che nel Rinascimento si utilizzava una candela, una persona che proiettava un'ombra, come in questo caso la mia, e io qui posso già tracciare la silhouette di una persona, non dico metà, ma quasi un buon lavoro già stato fatto. Ecco forse perché i personaggi oggi sono in scala due volte più grande. In realtà queste tecniche, che si possono svelare qui perché siete voi a dipingerla passo dopo passo, mostrano molte cose che ci sono nell'ultima cena e molte cose che mancano. Si scoprirà per esempio gli otto arazzi, si scoprirà le quattro finestre, le tre finestre, le tre porte, e tutto ha una dimensione corretta. Si scoprono anche degli errori terribili, perché se tutto è corretto matematicamente come deve essere un disegno prospettico, il tavolo è troppo grande, non ci possono stare due persone lateralmente. Quindi Leonardo ha utilizzato dei trucchi, diciamo così, ha usato delle scorrettezze per rendere questo dipinto molto più reale del vero. Addirittura il tavolo è messo, noi dovremmo essere alti 4,40 m per vedere la prospettiva in modo corretto, ma in questo modo non avremmo potuto vedere cosa c'è sul tavolo. Quindi lui sbaglia prospettiva apposta per fare un quadro più bello. La cosa curiosa in questa mostra è che qui potrete cambiare la prospettiva dell'ultima cena tridimensionale per vedere come sarebbe se voi foste alti, fosse un po' più bassi o fosse 4,40 m. Potete anche correggere gli aspetti prospettici e modificare l'ultima cena in modo tale da vedere così come sarebbe stata in modo corretto, per capire come mai Leonardo l'ha realizzata in questo modo. Ma soprattutto vi invito a venire qui, perché qui troverete la chiave di lettura per scoprire che cos'è che c'è nell'ultima cena, o forse manca, che è il vero segreto, ed è un qualcosa che lega Leonardo da Vinci al suo aspetto religioso o non religioso. Lo scoprirete qui in mostra.
Alle mie spalle potete vedere quello che sembra un leone meccanico. Era un leone meccanico, ci viene raccontato dai documenti storici che Leonardo ha sicuramente realizzato questo leone meccanico, solo che negli ultimi 400 anni non si è mai trovato il suo documento. Le nostre ricerche sono alla base dei manoscritti di Leonardo da Vinci e hanno tirato fuori quei manoscritti che sono un po' nascosti. Forse non tutti lo sanno, ma ci sono 6.000 pagine di Leonardo che sono lì ancora da studiare. In queste 6.000 pagine, per esempio, è stato trovato un documento che forse documenta la meccanica all'interno di questo leone, che doveva essere forse il primo robot della storia. Il racconto è anche romantico, perché alla fine era stato commissionato questo dono per il re di Francia da parte della città fiorentina, addirittura anche il Papa Leone, da cui il nome decimo ha dato dei soldi, e tutto questo è stato presentato nella città di Lione, in Francia. Leonardo ha voluto raccogliere tutte queste cose creando una specie di leone robotizzato, meccanico, dove all'interno c'è una specie di orologio meccanico a molla che fa funzionare le zampe come fosse un po' una marionetta. Lo scoprirete qui, perché voi dovrete montarlo pezzo per pezzo, non vi spaventate, non è poi così complicato. Ma scoprirete anche che all'interno ci sono dei meccanismi che, se presi singolarmente, non sono così complicati e fanno capire come lo studio della natura di Leonardo da Vinci, l'osservazione di tutto quello che lo circonda, gli ha permesso di poter costruire qualsiasi cosa. Quindi per lui al tempo era abbastanza facile realizzare quello che oggi noi potremmo definire il primo leone della storia robotizzato, meccanizzato. La cosa bella è che forse lui ci avrebbe anche messo su una pelle di leone vera, perché al tempo c'erano i leoni, ma provate a immaginare 500 anni fa che cosa avrebbe voluto dire vedersi avvicinare un leone, magari goffamente, ma sempre un leone. Non c'era la televisione, non c'era internet, ma soprattutto pensate, quando venite in questa mostra e guarderete tutte le meraviglie che Leonardo ha realizzato o studiato nelle sue centinaia di pagine, provate a immaginare cosa voleva dire nel 1500 realizzare tutto questo senza televisione, senza documenti, senza internet, senza addirittura neanche l'elettricità. Non tutte le macchine volanti progettate da Leonardo funzionano con lo stesso concetto di base. Leonardo disegna talmente tante macchine nel codice atlantico, nel codice del volo, nel manoscritto B e negli altri manoscritti di Francia, che hanno funzionamenti completamente diversi. Disegna macchine con pilota, senza pilota, col pilota seduto, col pilota sdraiato, in piedi. Cerca di esplorare tutte le possibilità per arrivare al compimento di questa enorme missione. Una delle macchine più volanti più conosciute di Leonardo è quella che comunemente è chiamata l'elicottero di Leonardo. In realtà non si tratta veramente di un elicottero vero e proprio, seppur gli somiglia nel principio di funzionamento. Si tratta invece di una macchina molto più semplice, di una vite aerea. La tela, che appunto assumeva le forme di una vite, e utilizzava l'aria, e questo è il grande merito di Leonardo, aver capito che l'aria era un fluido meno denso dell'acqua, ma pur comunque un fluido entro cui si poteva lavorare. E questa forma, questa tela con la forma di vite, appunto, poteva avvitarsi nell'aria, né più né meno come una vite fisica di legno, di metallo, può avvitarsi in un altro materiale. Qui troverete tanti manoscritti, tra cui il manoscritto B, il Codice delle Meraviglie, ovvero un manoscritto di 200 pagine che forse nessuno ha mai visto, perché qui è stato ricostruito per la prima volta in 3D. C'è la ricostruzione virtuale di questo manoscritto che permette di sfogliare queste 200 pagine che nessuno ha mai visto, dove all'interno si c'erano segreti e macchine incredibili. Alcuni sono gli studi di Leonardo da Vinci, altri sono veramente vere e proprie invenzioni. Tra queste, a pagina 33V, si incontra un qualcosa di molto complicato. Qui è stata chiamata macchina del tempo. Perché? Così come provate a immaginare che cos'è una macchina del moto, un'automobile, una macchina del volo. Una macchina del tempo potrebbe essere un sistema orologeria. Leonardo è alla ricerca, nella sua città ideale, che in realtà è una città estremamente meccanizzata, alla ricerca della perfezione, della pulizia e della produzione di energia infinita. Tra i tantissimi meccanismi è alla ricerca di un qualcosa che gli possa creare energia per le macchine che lui studia per la sua città.
In questo caso si tratta di una macchina a moto perpetuo, una delle più complicate che abbia mai realizzato da giovane, quando ancora credeva alla ricerca del moto perpetuo, per poi scoprire che è impossibile per una questione legata all'attrito. Qui in questa pagina abbastanza misteriosa che Dan Brown, quel furbacchione di Dan Brown, ha voluto scambiarci e venderci come il progetto del Cryptex, che in realtà non esiste come molte cose che si raccontano nei film. In realtà qui c'è il vero progetto di Leonardo, ovvero un sistema, una specie di mulino al contrario, un mulino inverso, dove l'acqua, ovvero una specie di liquido pesante come poteva essere il mercurio, delle sferette di ferro, all'interno di queste cassette potevano dare una spinta a questa macchina, una specie di orologio a moto perpetuo, e all'interno sbilanciarsi con un sistema complicato di ganci in modo tale che questa macchina potesse essere più pesante da una parte che dall'altra. In teoria questa macchina funziona e qui potete costruirla e farla funzionare virtualmente con le vostre mani. In realtà purtroppo la natura ha l'attrito, che sono qualsiasi materiale noi possiamo utilizzare, in questo caso il legno, ma anche la costruissimo col massimo di tecnologie moderne, sappiamo che purtroppo c'è questo attrito che ci frena e quindi questa macchina prima o poi smetterebbe di funzionare. L'importante però è la ricerca di Leonardo da Vinci, che addirittura dal volo all'anatomia è anche riuscito a un passo da quello che noi oggi studiamo come massimo, ovvero trovare una fonte di energia che crei energia dal nulla. Leonardo c'era quasi vicino, per poi finalmente capire qual era la meccanica all'interno di queste macchine, perché lui contemporaneamente era sia artista ma anche ingegnere e anche scienziato, perché capiva come trovare le metodologie, per esempio in questo caso, per diminuire al massimo l'attrito, tanto da inventare questo sistema a rotelle. Sembra complicato, ma se toccate gli schermi touchscreen riuscirete a scoprire da soli che smontando la macchina alla fine si tratta semplicemente di sistemi molto semplici che messi insieme possono dare come un ABC una macchina complicata, che in realtà, vi ricordo, basta scomporre per poter capire. Come qualsiasi cosa Leonardo scomponeva in natura per poter capire il suo mistero, il suo funzionamento, così poi lui riusciva poi a mettere insieme queste macchine per diventare il vero genio. Quindi il segreto di Leonardo da Vinci alla fine è studiare molto, copiare molto, per poi prendere due invenzioni e metterle insieme per ottenere una terza novità. Qui ne scoprirete tantissime e la maggior parte sono anteprime mondiali. Abbiamo chiamato lo strumento che vedete alle mie spalle claviviola, per questo motivo. Spesso accade che nel lavoro di Leonardo, Leonardo compia degli strani mix tecnologici. È una cosa che avviene molto spesso, anche ad esempio nelle macchine volanti. Leonardo tenta di prendere le migliori qualità di elementi diversi della natura, nel caso delle macchine volanti, ad esempio un pipistrello, un uccello, una libellula, e creare una macchina unica. Con un simile procedimento Leonardo progetta la claviviola, uno strumento che al suo tempo non esisteva. Leonardo con questo progetto vuole prendere le migliori qualità di uno strumento espressivo come la viola da gamba era molto utilizzata al tempo di Leonardo, è uno strumento polifonico a tastiera, che però a Leonardo, simile al clavicembalo, che all'epoca di Leonardo non aveva l'espressività del pianoforte moderno. In questo strumento Leonardo cerca di mescolare queste qualità, le qualità espressive di una viola, uno strumento ad arco, molto espressivo ma monofonico, e uno strumento polifonico ma meno espressivo, come uno strumento a tastiera pizzica simile al clavicembalo, e da qui il nome claviviola. Come funzionava? Lo strumento veniva indossato con un imbrago costruito in pelle, e il musicista poteva camminare quindi con questo strumento portativo. Durante la camminata una leva era legata alla caviglia di questo musicista e un sistema molto complesso, un sistema motore, un apparato motore veramente complesso, azionava un crine di cavallo che si muoveva di moto continuo. Il musicista, così immaginatelo, durante le feste, i cortei o le feste anche nelle sale di un palazzo, uno o più di questi musicisti potevano camminare attraverso il pubblico, intrattenere il pubblico azionando appunto questo motore e suonando con entrambe le mani libere in maniera polifonica, come se ciascun musicista fosse un quartetto d'archi, ad esempio. Quando il peso è